eccoci. Ehi. Allora, ok, scusate, stavo comunicando con un mio amico di Roma che ci sta chiedendo una cosa che non ho ancora fatto. Vabbè, ok. Va bene, siccome non te l'ho chiesto, te potresti dirmi se hai un motto? Ce un l'ho, detto, lo sai, ce l'ho. Solitamente presente sempre nella prima parte, ma è presente anche nella seconda, perché io mi sto sempre sul pezzo. Allora, grazie per il jingle. Oggi ho deciso di leggere questo detto. Sentiamo. Che è anche molto un detto barese, che è anche molto, come si dice, usato. Questo detto che è molto detto molto usato. Minchia, allora, non din taz e bivo caffè. Ma io non l'ho mai sentito, cioè nella no, vabbè, e io tipo l'ho sentito anche molto, le pulci fanno la tosse molto. No, beh, no. Quello ha un altro significato. Okay. In realtà non tiene tazza ma vive caffè è quando una persona vive al di sopra delle proprie possibilità. Ah, ok. È la tipica persona che per dire una cosa assurda, non può mangiare, però in realtà ostenta la roba firmata, la macchina vabbè, di lusso. Sì, poverini. E quindi si suol dire in quel caso non tiene tazza ma beve caffè. Non tiene tazza, bevo caffè. Giusto, no, tipo dai, hai capito? Comunque quello era. Bellissimo, volevo ricordarti che questo programma è presentato da La Casa Circondariale di Bari. Salutiamo tutti gli amici della Casa Circondariale di Bari. Vabbè, no, non potete, scusate. No. Vabbè, scusate, sono una un po' alla vaniglia, come dice l'amichetta mia. Va bene, oggi è giovedì e come ogni giovedì c'è la rubrica... Il consiglio è giusto. Oh, vabbè, io stavo andando direttamente con me. Che volevi, la colpa era sua. No, è buggissima, no, proprio. No, è vero, è colpa mia. Basca, diamo la colpa a lei. Qual è il problema? Noi ce l'abbiamo qua per quel capo espiatorio. Radioascoltatori, non vedete il delirio che accade qua. Però ecco, danno sempre la colpa a me. E io dico, minchia, che rider. Comunque, stavamo dicendo che il 20 maggio. Ce l'abbiamo lì, però sotto, voi non potete vederlo, in sovrimpressione. Telebari festeggia 50 anni. Ecco, adesso seriamente ci sarà un super gala, tipo il Met Gala che si tiene a New York, con aperitivi, cose, sfoggio di lussi, saluti. Noi siamo andati a Milano a comprare il vestito. A un cinese di Milano. Sì, però a Milano di sono diversi cinesi, non sono come quelli del sud. Sono quelli proprio che seguono la moda e il design. E dunque sabato, poi la settimana prossima avremo da dirvi, ok, ma adesso è arrivato il momento della nostra rubrica, quella sempre di punta, quella nostra preferita, quella che però oggi è una replica perché le nostre bambine stanno in vacanza. Sì, sono andate a Dubai, avevano bisogno di un attimo di relax e quindi insomma i consigli di Tess e Wendy. Ciao Tessa, come stai? Ciao Wendy, bene, grazie, e tu? Un incanto, non si vede? Certo che sì. Che strazio. Che hai fatto il 1° maggio? Un bel niente, pioveva. Ah già. Chiedimi cosa ho fatto il 25 aprile, dai, dici. Il 25 aprile? Ho soltanto gloriosi verbi per te. Scavare, esplorare e correre. Bleh. Meraviglioso, e tu? Dormire, rilassarsi e coccolarsi. Bleh. Gloriosi verbi di bellezza, fantastico. Ma non ti annoia stare sempre in bangiolle? Assolutamente no. Ma Wendy, l'aria di campagna, correre, il sole, l'erba bagnata, i fiori sono un tocca sana per noi pelosetti. Per quelli caffoncelli come te? No, mia cara, anche per le principesse come a te. Molto meglio stare in città. Sicuramente ha il suo fascino, ma correre nel verde ha il suo vantaggio per i muscoli e per il cuore e anche per l'umore. Ma sarà. E non solo per l'umore nostro, soprattutto dei nostri bipedi. Dai, un giorno organizziamo una scampagnata tutti insieme, sarà bellissimo. Ciao, salute. Solo a pensarci mi viene l'orticaria. Scappo, vado a fare una maschera di bellezza ai fiori di campo, l'unico contatto che potrei mai avere con quello di cui tu parli. Ciao ciao. Uffa però.
povera. Povera noi testa. Le amiamo, la mia povera testa fa sempre la sfigata. Il problema è che la dipingo io così. Però in realtà è davvero funziona. Cioè, noi che siamo le padrone, le conosciamo abbastanza bene. Davvero funziona così. Perché Tessa, a Tessa piace correre nei campi, scavare. E invece a Wendy assolutamente no. Lei scende, fa il giretto per fare i suoi bisogni, dopodiché si dirige verso il cancello di Putmakas, basta. Ho dato. Ma lei mica dice Putmakas, no. Portami a casa. Noi ringraziamo per lo splendido montaggio, la simpaticissima voce che dà alla sua pelosetta Wendy, la bellissima Federica Semplice. E ce l'abbiamo solamente noi. Solo noi, ci va via come il pane, affrettatevi. Gente, affrettatevi. Ovviamente vogliamo ricordare che i dialoghi sono della signora Giordano. Sì, ecco perché dipingo quindi, così male la poverina. Quindi in questa cosa si diverte mia figlia, si diverte lei. Finalmente sì, io mi defilo un po'. Va bene, insomma, oggi abbiamo fatto. Questo è un genio ed è difficilissimo cercare di rappare come lui. Perché è uno che uno che rappa troppo bene. Gli ultimi lavori pure sono pazzeschi. My name is Eminem su Radio Bari, Telebari e www.telebari.it.